Ciao amici di Italiato Games, buonasera e buona domenica. E allora, questa sera si comincia con un 1700 e qualcosa, io sono 3000 e qualcosa, quindi sulla carta una partita in salita, ma donde non partiamo sconfitti, ovviamente. Pochissime frecce in alto, non in alto. Fernandez lo mettiamo trequartista, anzi centrocampista. Leao, Neymar, non l'avevo visto Neymar, ok, attacco tutto carioca, l'avversario 3153, poi su PC anche ci sono le squadre quasi full legend, ok, tutti, niente, squadra praticamente fatta. Andiamo a giocare e con questa squadra, con questa valutazione, un pareggio sarebbe oro. Vediamo che succede. Vediamo. Forza ragazzi, forza, 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 forza. Scusate, stavo vedendo su Telegram che qualcuno mi diceva che avevamo giocato assieme. Adesso dopo vado a vedere che mi dice. Forza ragazzi, dai, è dura, ma non demordiamo. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nello No. slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che stadio magnifico! È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Cerca aiuto nella zona laterale. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno scelto. No, che cavolo, m'ero trovato. Maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Poteva servire qualche compagno in quell'occasione, forse ha tenuto palla un po' più del dovuto. Figo! Brutta palla qui nella terra di nessuno. Prova a prolungare in avanti. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Qui può partire il contropiede. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Prova a superare la difesa con un filtrante. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Prova a giocarla in profondità. Si sbarazza dell'avversario. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Kimmich. Pressing asfissiante. L'arbitro non fischia. Una bella giocata nello spazio. Trova un modo per passare. Traversone basso.
si fanno intercettare il pallone, serve più precisione e velocità. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Inizia buono, è buono, però è lunga, è lunga. Allunga il piede verso il pallone. No. La partita è molto chiusa, non si è visto nemmeno un tiro in porta. Le due squadre sono ancora in fase di studio e preferiscono non prendere rischi. Cross verso il centro dell'area. Romario intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericolosa. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra. Messi! Bella parata di Ter Stegen. Che rischio si è preso con questo pallone. C'è spazio per ripartire, possono sfruttare. Prova a lanciare il compagno. Messi si fa vedere per ricevere. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. E prende tutte bastoni. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. È un'opportunità ghiotta per uno. Messi! Cerca la fondo, palla al piede. Figo! Bella parata di Ter Stegen. Grandissimo salvataggio del portiere. Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Oggi bastoni è profonda nello spazio. Il numero uno. Piccolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo no. Non ci si annoia. Ancora lui. Messi. Romario. Possono far male in ripartenza. Adesso prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ha spazio davanti. No, parata da campione su una conclusione velenosa. Bisogna lodare l'estremo difensore, ha letto benissimo la situazione. Ok, andiamo a tirare. Non va certo per il sottile e l'allontana. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. La recupera con grande senso della posizione. Bergomi va alla ricerca di un compagno davanti. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Romario, ma che gol ha fatto? Un gol il primo mattoncino verso la vittoria. Primo errore. Quando arriva da uno dei giocatori più rappresentativi. E becchi subito il gol. Nell'intervallo ci sarà grande fiducia nello spogliatoio. Smarcatissima, non c'erano dubbi che l'avrebbe messa. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Ci sarà un minuto di recupero. 1-0 dunque. Questa è una rete che cambia tutto, anche nella testa del mister. Adesso ha pochi minuti per ripensare. Perché Marix? Primo tempo che si conclude dunque qui. Una gara tutto sommato divertente e piacevole. Il primo tempo ha regalato qualche emozione e un solo momento significativo che coincide con l'unico gol fin qui messo a referto. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Thank you.
potuto mettere pure Hernandez, ma 5 cambi li ho fatti. E vabbè. Sostituzione per l'Italia. Numero 5, Neymar. Numero 20. Numero 15. Si riparte per il secondo. Numero 23. L'Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. E poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. C'è Messi? Riesce ad intercettare. Ha spazio per provare il tiro. Cerca l'uomo là davanti. Occhio al tiro. Hanno trovato il gol. Lo sapevo che sarebbe stata una partita difficile, però. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. In questa azione mancata un po' di inventiva forse. Cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Evita rischi inutili e la passa dietro. Si fa avanti in territorio nemico. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in fuoco. È un grande riflesso qui. De Paul. Cerca il pallone. Non una grande idea. Figo. Prova la conclusione in porta. Una parata che vale quanto un gol. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma. No, perché? Pallone interessante, in verticale. Prova a verticalizzare. Poteva finire in modo davvero diverso. L'hanno scampata bella. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Arriva Figo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cetti. Bella parata. No, e dai, però. Questo no. Porca miseria. Potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Si riparte dal 3-0. Højlund! Trova la rete! Troppo tardi. Vedremo se questo gol darà loro la forza mentale. Siamo stati sul 2-1 ancora, mannaggia. 1-1 impeccabile. In un altro sport si direbbe un uomo solo al comando. E per lui è un gol facile questo, ha aspettato il portiere e l'ha beffato con freddezza. Mannaggia, mannaggia. Del primo cambio serve mischiare un po' le carte. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Palla in posizione interessante. Palla in avanti verso il compagno. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Kimmich sceglie di andare per vie verticali. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cerca la traccia in profondità. La mette in avanti, la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Vieira gioca una palla lunga, detta lo scatto del compagno con un filtrante. Occhio al tiro. Vabbè ragazzi, invito a segnare. Sarà capito che Ghiotto, e lui lo ha accettato. Non era cosa. Il liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. No, però dai, questi impatto sull'incontro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione. Lumenike!
infilza il portiere. Stanno mettendo in piedi uno spettacolo. Sono curioso di vedere la sua valutazione. Nonostante la pressione della difesa, non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che voglia di segnare! Non si è lasciato intimidire dalla pressione avversaria e ha trovato uno spazio insperato per calciare a rete. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. La partita si è messa bene per loro nel giro di una decina di minuti. Il calcio è fatto così, è fatto di momenti e di partite all'interno della partita stessa. Saviola! E stava per arrivare addirittura il sesto gol. Un inserimento pregevole, fatto con i tempi giusti. È mancato solo il gol. Cerca un compagno. Intervento pulito. Niente, è incredibile. Vabbè. Holland ci prova con un pallone profondo. I poliponi, i poliponi. De Paul passa il pallone. Vabbè. Però male. La gioca in avanti con un filtrante. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Rummenig ci mette il piede, conquista la sfera. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Messi cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Messi! Ottima progressione, palla al piede. Neanche. Mal calibrato. Ma. Bergomi. Via tutto. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. L'andare andato è là. Ah. Cioè, quando hai Vieira, anche gli altri si trasformano in Vieira. Questa è la verità. Ho fatto pure la rima. Almeno. Intervento bello ed efficace. Pallone lungo in verticale. Messi fa viaggiare il pallone in verticale. Ed è arrivato il segnale di chiusura. DDB 1948. Ci ha mostrato una fotografia impietosa di due squadre in un momento opposto di forma. Ma che forma, qua voglio vedere l'avversario, sono proprio curioso. E beh. Andiamo oltre, non ci pensiamo. Oh, forse qui qualcosa tiriamo fuori. Ok, bene così. Oh, quante belle frecce in alto. Così va bene, così. Mbappé Leao. Ancico no, Olund no, Haaland no. Ok, avversario 3084, 424. Ok, andiamo a giocare. Oh ragazzi, qui è seria la faccenda, quindi facciamo i bravi, eh. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il Musiala. Cominciamo bene, sì. Vi è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Cominciamo bene. Sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più.
sinistrato. Un grande colpo di testa in tuffo. Bellissimo modo di concludere un'azione. Per il tempismo e la scelta audace di tuffarsi. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Lo sposta di peso e gliela porta via. Si fa avanti in territorio nemico. Mbappé difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. E il difensore respinge. Cerca il movimento di sé in profondità. La mette in profondità per il compagno. Resta in piedi e se ne va di forza. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Riceve un pallone interessante. Occhio al tiro, la sfera entra in porta. Non potevano cominciare meglio, hanno dato il massimo già a partire dal fischio d'inizio. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Mbappé, fuori di poco, sfortunati qui. Aveva margine per fare meglio Fabio, da lì uno come lui deve almeno trovare la porta. Non si tira indietro e conquista il pallone. Messi si libera con classe. Messi la mette in mezzo. Palla intercettata. Ci mette il piede, conquista la sfera. Rafael Leao prova a darla profonda nello spazio. Non vogliono rischiare nulla e hanno deciso di assumere un atteggiamento più difensivo, arretrando il baricentro. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Errore qui, pallone sprecato. Mbappé ha preferito andare sul sicuro. L'Italia recupera la palla e si prepara a reimpostare. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Mbappé. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Kanté prova a verticalizzare. Mbappé. Passaggio sulla destra. Mbappé si libera e va. Occasione da rete. Una palla davvero importante, non sfruttata a dovere. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. Pallone interessante in verticale. Difesa ancora decisiva. Mezz'ora di gioco già in archivio. Si allunga e trova la palla. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Kimmich, Musiala. Mbappé cerca una soluzione con la palla lunga. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Mbappé. Niente di fatto, azione interrotta. Palla di nuovo verso il centro. Mbappé. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Prova a giocarla in profondità. Fa viaggiare il pallone in verticale.
La gioca in avanti, in verticale. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Sceglie di andare per vie verticali. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Gioca una palla lunga. C'è Messi? Prova a metterci il piede. Va alla ricerca di un compagno davanti. Ecco Mbappé. Messi. Niente, non è fallo neppure quello. Riconquistano subito la palla. Mbappé. Ecco Vinicius Junior. Kimmich. Cerca la fondo, palla al piede. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Compagni un po' indispettiti da questo errore, doveva fare meglio. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Ecco, ci diamo pure. Un ottimo calcio d'angolo. Sceglie di battere conto. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. Palla in avanti verso il compagno. Prova con una palla filtrante. Costa curta. E il primo tempo finisce qui. Che primo tempo hai visto, Luca? L'Italia sembra ancora sotto shock per i due gol subiti uno dietro l'altro. Probabilmente ne stanno parlando negli spogliatoi. Hanno bisogno di ritrovare un po' di fiducia e giocare da squadra unita. Ho messo gimmick trequartista, comunque, vabbè, non è che cambiava. Allora. Ok. Substitutions taking place. Si riparte per il secondo. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Effettua un passaggio lungo. Tchouaméni. Cerca la traccia in profondità. Lungo passaggio in avanti. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Una bella giocata nello spazio. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Confermata la prima sostituzione della gara nella pausa. È comunque un buon momento per una sostituzione. Ricordiamo che per le nuove regole l'intervallo non conta come una delle finestre in cui è possibile fare cambi. Vuole la profondità. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Difesa energica e decisa. Holland. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. No. La gioca in avanti con un filtrante. Cerca l'uomo là davanti. La gioca in profondità. Kanté vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Ci prova con un pallone profondo. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contatto tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. All'imbarazzo della scelta, molti dei suoi compagni in area svettano sui difensori. Ripartono all'attacco. No, dai! Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Kanté, palla a cercare la profondità. È mancato quel pizzico di fortuna finale. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto.
Ci provano con la transizione rapida. La mette in avanti. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Non sono riusciti a ottenere qualcosa di meglio in questa occasione. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Potrebbero ancora ricorrere a forze fresche dalla panchina. Sbaglia il passaggio. No! E a tu per tu con l'estremo difensore. Kanté. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. De Paul fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova a superare la difesa con un filtrante. De Paul. Possono far male in ripartenza. Adesso. Tchouaméni. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. La allontana come meglio può. Hanno già riconquistato palla. Passa il pallone, però male. Il portiere la spedisce su. De Paul. Bell'intervento difensivo. La mette sulla sinistra. Provano a ripartire in velocità. Son Heung-min. Mbappé. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Vede la partenza del Holland. Vabbè ragazzi, allora diciamolo. E allora diciamolo. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. Chissà che dovrà fare all'84esimo sul 2-0. Vabbè. Primo cambio per loro, l'allenatore vuole modificare qualcosa. Palla in avanti verso il compagno. Ha dato atto al lavoro magistrale della difesa, sta togliendo ritmo e ha calciato alto. Number 23, Van Dijk. Number 21, Frenkie de Jong. Number 15, number 4, Neymar. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Neymar. È una buona occasione per trovare spazio. There will be 1 minute added time. Fa viaggiare il pallone in verticale. C'è un bel pallone in profondità. Può liberare il tiro. Ci prova. Evviva! Evviva, evviva! Evviva! Benissimo in avanti, andando a recuperare una. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Molto utile il gol. Hanno giocato anche bene, ma è mancata continuità. Sì, molto utile il gol, molto 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 moltissimo. Vabbè, questo era un pochino più fattibile come avversario, comunque quello di prima no, però qui, e vabbè ragazzi, vediamo la prossima come va.
Ci dobbiamo riprendere, due sconfitte consecutive molto male, avversari tosti, però con questo un pareggino si poteva anche strappare, però non l'abbiamo strappato. Ale. Ok. Niente. A CC lo mettiamo. Due seconde punte. Scambia Alonso. Salva Davis, Diaz, Barella, Makelele. Check. Vediamo. Temo. Vogliamo lo show. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra ragazzi. Quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. L'Emirates Stadium, uno degli impianti simbolo dell'era moderna del calcio inglese, è pronto ad abbracciare ancora una volta il suo Arsenal. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Decide di giocare la corta. Makelele! La difesa può tirare un sospiro di sollievo. L'appoggia sulla fascia. Palla a Luis Diaz. Sul filo del fuori. Prova a tirare. E c'è il gol. Una dichiarazione di intenti, Fabio, più che un gol. Il capitano mette le cose in chiaro e suona la carica con questo gol. Vuole vincere a tutti i costi. In situazioni del genere è facile concludere a botta sicura e sbagliare tutto. Però non è stato questo il caso. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un impegno. Barella! Hanno l'opportunità di andare in contropiede. Ottima progressione, palla al piede. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Maradona! L'ha salvata con dei riflessi da gatto. Portiere impeccabile, Fabio. Difficile fare meglio di così. Intervento bello ed efficace. Rafael Leao. L'Italia ha già la partita in salita. C'è ancora tanto da giocare, però. Sono partiti troppo contratti, tesi. Hanno lasciato spazi liberi. Ora però hanno tutto il tempo di scuotersi e riabilitarsi. Cerca lo spunto. Messi. Palla a Makelele. Sceglie di andare per vie verticali. Palla in avanti verso il compagno. Cruyff. Cerca il movimento di suoi in profondità. La gioca in profondità. Rafael Leao. Prova a giocarla in profondità. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso.
Davis prova a darla profonda nello spazio. Palla a Luis Diaz. C'è il retropassaggio. Va su rimbalzo. Che classe! Ottimo salvataggio! Qui ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Ecco Maradona. Pronto! Bella parata di Ter Stegen. La calcia con forza ed evita azzardi. Fa viaggiare il pallone in verticale. Conclusione! Un salvataggio molto efficace. Palla buttata via, peccato. Diaz resta in piedi e se ne va, di forza. E l'arbitro dice che è ancora calcio d'angolo. Ma come calcio da? Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Ancora zero per gli avversari. Va con il passaggio corto. Kraef. Vogliono evitare rischi e hanno arretrato il loro baricentro. È chiaro che in questo modo vogliono concedere meno campo agli avversari. Luis Diaz. Kraef, buona opportunità. Passaggio in avanti. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Prova a metterla sul palo lontano. Che sfista! E no, niente, è finito il fuorigioco. Diaz la gioca in avanti con un filtrante. Che giocata in dribbling! La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Ci prova con un pallone profondo. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Lo sposta di peso e gliela porta via. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Makelele. Ecco Kraef. Davis. Barella. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Trova un modo per passare. Prova a superare la difesa con un filtrante. No. Si assicura di non far correre rischi al portiere. Barella cerca la traccia in profondità. Colpisce il pallone. Ma sì. Sì, trova la rete. E l'Italia ha segnato il gol del pareggio. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Non poteva esserci altro finale per questa conclusione da maestro. Sai questo quanto starà in... da una situazione di parità. Cavolata adesso. Se confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Può cercare il taglio in mezzo. E sarà rimessa con le mani. 47-12, vabbè, non fischia. 47-12, va bene. Davis. Occasione da rete. Prova il tiro. Oh. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro. Mamma mia, ragazzi. Fatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio, ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda che spinto non ha fatto niente. Vabbè. E quindi allora, alla fine del primo tempo siamo su sta roba qua. Substitutions taking place. Ed ecco che comincia il secondo tempo. Lascia l'uomo sul posto. È libero e poi. Occhio alla parata di Cech. Reazione di puro istinto del portiere. Sembrava aver sorpreso tutti. Ma il quanto sono brutte le nuove maglie dell'Italia. E
chiaro che cercheranno di mettere la palla sulla testa dei loro giocatori più alti. L'Italia ha dunque ancora una possibilità. Il loro secondo corner del match e 3 per la squadra avversaria. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Estremo difensore la caccia lunga. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Compagni un po' indispettiti da questo errore, doveva fare meglio. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Pedri. Eh no. Passa il pallone, però male. Buona la sua progressione pallone. Pallone interessante, in verticale. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. L'Arsenal riconquista subito la sfera. Makelele. In questa azione mancata un po' di inventiva, forse cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Può provare un gol strepitoso. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione, calma ragazzi, calma, offensivo è stata veramente molto fluida. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Conducono con una rete in più degli avversari. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. No. Vediamo se ce la faranno. Riceve palla da dietro. Questo tipo di azioni è esattamente ciò di cui secondo me non bisogna adesso. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Esatto, Fabio. Si fa avanti in territorio nemico. Cerca spazi in avanti. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Maradona. Pallone lungo in verticale. Palla a cercare la profondità. Makelele ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Palla a Makelele. Holland, oggi autore di un assist. No. De Paul. Højlund. Cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericolosa. Makelele. C'è spazio per andare in contropiede. Makelele. Cruyff sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Diaz. Barella. Ora Makelele. E conquistano il... No! Ecco il tiro! Cruyff, buona opportunità! Ecco il tiro! Palo! Makelele! E hanno sprecato questa opportunità di contrattaccare e ci hanno messo troppo. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Il gioco riprenderà dalla bandierina per il loro quarto corner. Sceglie di battere corto. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Che partita, ragazzi. Da morire. Niente, non posso fare più cambi. È lunghissima ancora. 13-10 alla fine. 13-10. Substitution for Arsenal.
Arriva il momento del primo cambio, serve rischiare un po' le carte. Il suo ingresso in campo mi sembra una dichiarazione di intenti piuttosto lampante. Serviva un'iniezione di energia ed è quello che gli chiedono allenatore e compagni. Prova a verticalizzare. Prova con una palla filtrante. Ecco un pallone in avanti. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Palmer vede lo scatto e cerca la profondità. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Bastoni. Barella, una bella giocata nello spazio. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. È inevitabile che andasse così, era davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Holland. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ora Del Piero, la vittoria nelle loro mani. No. Solo il fischio dell'arbitro. Cerca la traccia in profondità. Posizione regolare, è scattato con un tempismo perfetto. Pallone sprecato. Hanno bisogno di più ritmo però, Fabio. Devono farla girare più velocemente. Riconquista la sfera senza tanti complimenti. Occhio, possono ripartire qui. Prova con la palla filtrante. Attenzione, può avanzare, ci prova. Grande opportunità. Il pallone è dentro. Ora doppio vantaggio per loro. Mamma mia ragazzi, che partita incredibile, incredibile davvero, incredibile. Si chiude dunque la sfida con l'arbitro. Non hanno volato mai, hanno fatto sfoggio di grande determinazione e quando hai un atteggiamento simile servivano questi punti e ne saranno mi sa pure parecchi. Vediamo. 44. Dai, però la facciamo l'ultima. Comunque all'inizio sembrava infattibile, era anche più basso del precedente, infatti abbiamo vinto e qui invece, vabbè, qui altra roba. Dai, facciamone un'altra e speriamo bene, per ritornare al 50% di vittorie, 1339, arrivare a 1350 sarebbe fantastico, però vediamo, speriamo di non perdere in primis, se la vinciamo è proprio il modo migliore per concludere il fine settimana. Vediamo che succede. Pom 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 pom. Dai, verifica stato connessione. Oh, finalmente. Chi è? No, non mi ha preso. Sa che ho sbagliato a premere il tasto dalla fretta, ecco. Volevo giocare, ma ho premuto B. Mannaggia a me, mannaggia.
Stavolta premiamo A, eh. Procediamo. Divisione 3, Starp Doria, non ancora classificato, non diamo per scontato niente. No, facciamo così, per via dei pantaloncini. Schema di gioco, bene la difesa, bene. Del ball, gimmick, Rodri, Hernandez, vediamo poi. Beppe Leao, no, no, facciamo così, anzi facciamo così. ...3135... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leggende. Anzi. Va bene. Allora, fatemi un attimo ragionare la baracca. Ci riproviamo. E dai. E così. Sì, sì. Va bene. Fatemi mettere il portiere che... Sì, sì, va bene. Ter Stegen si sta difendendo molto bene. Mi piace la concorrenza in positivo per la porta. Dai ragazzi, è importantissima questa partita, importantissima, importantissima, concentrazione massima, poi potete andare in vacanza fino a domani. Saluto a tutti voi. Tenac, tenac. Avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Il pubblico si è fatto sentire già nel prepartita e l'atmosfera è caldissima. Roberto Baggio, un ottimo portiere. L'avevo vista dentro. E mi sembra tutt'altro che scarso l'avversario. Comunque. Per andare in contropiede, gran prova di forza, palla recuperata. Siamo tutti in attesa delle fantastiche giocate di Onei, uno di quei fenomeni capaci di vedere e immaginare cose in campo che sembrano venire da un'altra dimensione. Sì, Fabio, è un calciatore dal talento infinito che sa cambiare il corso delle partite con le sue magie, creatività, visione di gioco, finalizzazione. Non gli manca niente, secondo me. Devo dire che a volte è stato criticato per il suo atteggiamento irritante, Kaikai, ma nella sua carriera ha dimostrato di essere un calciatore pazzesco, in grado di essere costantemente decisivo. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Neymar. Roberto Baggio non è troppo lontano, cerca il tiro. Il pallone esce di un'inezia. Eh già. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Roberto Baggio cerca il movimento dei suoi in profondità.
va alla ricerca di un compagno davanti. Riconquistano subito la palla. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Pirlo. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Ottimo pallone in profondità. De Paul. Palla dentro di De Paul. Ottima lettura, pericolo sventato. Va largo sull'out di destra. Tenta il passaggio lungo, troppo lungo, niente da fare. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. L'Italia finora non ha mai neanche impegnato il portiere avversario. L'appoggio sulla fascia. Concentrazione massima di questo calciatore, non solo quando c'è da scattare verso la rete, ma anche in interdizione. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Prova il tiro e c'è il colpo d'Italia. Ma vieni. Prima rete per l'Italia. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Punteggio di 1-0 a referto. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Prova a metterla sul palo lontano. Intervento fondamentale. No. Fa viaggiare il pallone in verticale. Occasione per il contropiede. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Rodri commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. Neymar. La difesa è invalicabile oggi. Roberto Baggio ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Prova a darla profonda nello spazio. Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. Non si fa sorprendere da quella palla. Ronaldinho. Sceglie di andare per via verticale. Chiesa! Palla in fondo alla rete! Dannazione. Un tiro pazzesco, ha preso un giro folle e si è insaccato. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. Perfetta parità dunque. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Ci prova con un pallone profondo. C'è fallo. Ma c'era fallo allora anche prima per me. Vabbè. De Paul prova con una palla filtrante. Maicon. Il quarto uomo indica Ronaldinho. Ottima giocata difensiva. Non perdono tempo a recuperare il pallone. De Paul. È stato un bel primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1. Uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio. Entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Un gol per parte. Si chiude sull'1-1 il primo tempo. Dove è Messi? Dove è Messi? Ecco. Sostituzione per l'Italia. Numero 4. Numero 11. E parte. Secondo tempo della gara. Numero 7. Lasciano il campo per il numero 17. Chiesa.
si torna in campo con qualche volto nuovo. È comunque un buon momento per una sostituzione. Ricordiamo che con le nuove regole l'intervallo non conta come una delle finestre in cui è possibile fare cambi. Bella parata di Ter Stegen, grande parata dell'estremo difensore. Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Ronaldinho prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area, da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Grande parata sulla palla insidiosa. Ragazzi, io non dico niente. Mamma mia. Cerca la traccia in profondità. L'idea era buona, l'esecuzione un po' meno. Roberto Baggio interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Prova a verticalizzare. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. Opportunità di ripartire. La recupera con grande senso della posizione. Roberto Baggio si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. L'affluenza di quest'oggi è di 71.898 spettatori. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Attenzione al tiro! E c'è il gol d'Italia! Una grande partita oggi. Mamma mia, De Paul, che giocatore. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti. Che giocatore De Paul. Grande condizione fisica e preparazione tattica. Sono in vantaggio di un gol. Costruiscono la manovra con sicurezza. Il terzo vichingo De Paul. Devono dimostrare una certa decisione se vogliono raccogliere i frutti di azioni simili. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Sono d'accordo con te. Palla filtrante per Messi. Si fa avanti in territorio nemico. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Va bene. In avanti verso il compagno. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Roberto Baggio passa il pallone però male. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Palla dentro di Chiesa e il portiere ci mette una pezza. No. Portiere battuto, rete. Cavacca. Tutto da rifare. Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza. No, ho sbagliato. Minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Parità ancora, questa squadra non muore mai. Beh, il mister non sarà certo contento, erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Prova a giocarla in profondità. Holland si spinge in avanti no. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta.
palla a cercare la profondità. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. Bella parata di Ter Stegen. Parata. Calcio d'angolo per l'Italia. L'area dovrebbe essere più affollata del solito, considerato il poco tempo a disposizione. Højlund! Niente da fare, ha perso una buona occasione. Holland, la gioca in avanti. Bella parata di Ter Stegen, perfetta la parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Tutti in area di rigore per uno degli ultimi assalti. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo. O forse il colpo di fortuna decisivo. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Messi. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. La gioca in avanti, in verticale. Una serie di passaggi puliti, efficaci. E vabbè, diciamo che il palio fa il palio con la partita di prima, dai. Le occasioni che entrambe le squadre non sono riuscite a concretizzare. Partita di pura tecnica dove le squadre hanno pura tecnica, vabbè. Pareggio, pareggio. Quanto scendiamo? 4 punti. Vabbè, 1334, mi pare che siamo comunque migliorati rispetto a ieri grazie alla vittoria o più o meno siamo lì. E va bene ragazzi, speravo una vittoria. È andata così stasera. Buona domenica, ciao!